La medaglia del volto santo di Gesù è un dono di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Nella notte del 31 maggio del 1938, la beata Maria Pierina De Micheli, suora delle figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires, si trovava nella cappella del suo istituto a Milano, in via Elba 18, mentre era immersa in profonda adorazione dinanzi al tabernacolo, le apparve in un alone di luce sfolgorante una signora di celestiale bellezza. Era la Santissima Vergine Maria. Ella teneva in mano un dono, una medaglia che su un lato recava impressa l'immagine del volto di Cristo morto in croce, circoscritta dalle parole bibliche: fa splendere su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sull'altro lato un'ostia irraggiante, circoscritta dall'invocazione: resta con noi, Signore. Oggi sotto all'ostia si possono trovare due scritte, entrambe autentiche: AMDG, iniziali dell'espressione latina Ad Maiorem Dei Gloriam, che significa per la maggior gloria di Dio, prima dicitura voluta dalla madre Pierina e prima versione diffusa dalle figlie dell'Immacolata Concezione. IOGD, iniziali dell'espressione latina In Omnibus Glorificetur Deus, che significa in tutto la gloria di Dio. Motto dei padri Silvestrini, di cui faceva parte Gregori, il direttore spirituale di Madre Pierina, che ha diffuso la medaglia con questo motto. La Madre del Cielo si avvicinò alla suora e le disse: ascolta bene e riferisci al padre confessore, padre Giuseppe Rossisi, questa medaglia è un'arma di difesa, uno scudo di fortezza e un pegno di misericordia che Gesù vuol dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e la Chiesa. Si tendono reti diaboliche per strappare la fede dai cuori. Il male dilaga. I veri apostoli sono pochi. È necessario un rimedio divino, e questo rimedio è il volto santo di Gesù. Tutti quelli che porteranno questa medaglia e faranno, potendo, ogni martedì una visita al Santissimo Sacramento per riparare gli oltraggi che ricevette il santo volto del mio figlio Gesù durante la passione e che riceve ogni giorno nel sacramento dell'Eucaristia, saranno fortificati nella fede, saranno pronti a difenderla, avranno le grazie per superare le difficoltà spirituali interne ed esterne, saranno aiutati nei pericoli dell'anima e del corpo, avranno una morte serena sotto lo sguardo sorridente del mio divin figlio. Queste meravigliose promesse divine sono un richiamo d'amore e di misericordia del cuore sacratissimo di Gesù. Gesù stesso, infatti, il 27 maggio del 1932 rivelò alla serva di Dio: contemplando il mio volto, le anime parteciperanno alle mie sofferenze, sentiranno il bisogno di amare e di riparare. Non è forse questa la vera devozione al mio cuore? Il primo martedì del 1937
Gesù le disse ancora che il culto del suo volto contemplava e aumentava la devozione al suo cuore. In verità, solamente se contempliamo il volto di Cristo, straziato per i nostri peccati, possiamo comprendere e vivere i palpiti d'amore del suo cuore. Signore, nell'ora della nostra morte, guardaci con lo stesso pietoso sguardo con il quale guardasti il ladro pentito. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e se cerchi ispirazione nella tua vita spirituale, ti invito a iscriverti al canale. Troverai contenuti e preghiere che ti aiuteranno a crescere nella fede e a trovare conforto nella parola di Dio.